Primo giorno di prove per il quartiere di Porta Sant'Andrea, come ti è sembrata la piazza? Ho ripreso, diciamo, il primo giorno lo adopriamo per riprendere i punti di riferimento con la piazza, con il buratto. È stato fatto delle modifiche quest'estate, quindi anche con l'automa volevamo provare un po' com'era la sensazione. È andato tutto per il meglio, sono contentissimo, eccetto l'ultimo tiro, che però comunque ci sta. Quando tiri tre volte dentro capita anche a noi esseri umani, capita anche di sbagliare, insomma. Però quello che mi premeva parecchio era il cavallo, che l'ho visto molto serio, molto in gara tra virgolette. Il primo tiro volevo fare quello che ho fatto, quindi sono contento. Senti, come ti è sembrato l'impatto con il burato dopo le modifiche effettuate nel corso dell'estate? No, non ho trovato grosse differenze, si è comportato benissimo, si apre egregiamente, la botta è quella solida, almeno per come mi riguarda. Tra l'altro ho tirato due volte colpendo il 5, una sono andato addirittura di là, quindi nel punto, diciamo, che si dice che è più duro, ma non ho trovato grosse difficoltà, insomma, è una botta normale come ho subito altre volte. Ci sono state anche delle polemiche per quanto riguarda le lance, come le hai trovate? Le lance pressoché pessime, ce lo siamo detti anche con il mio collega dietro le logge, vibravano molto, appena si prendevano in mano e si provavano un po' andare in mira, anche se la abbassavi piano comunque vibravano molto, quindi lì magari un occhio di riguardo, una ricontrollata è giusto dargliele, perché comunque per noi otto, parlo di tutti ovviamente, sono prove importanti queste in piazza, quindi se mi dai una lancia che non mi permette comunque di essere preciso, mi mette un pochino più in difficoltà, rischi di farmi perdere qualche giorno di prova per niente, insomma. Quindi ecco, una critica costruttiva per vedere che magari migliori questa situazione.